Perché questo incontro come luogo che può fare riferimento al Vallo Garda e porto anche i saluti del mio vicepresidente che è Paolo Rossi, sindaco di Ferrara Montebaldo, che ha sempre a cuore tanto questa zona e quindi si raccomanda sempre, anche se oggi non poteva essere presente, che poniamo particolare attenzione anche a queste parti del nostro territorio veronese. Oggi vengono poi dalla dottoressa Bruni presentati tutta una serie di opportunità che ci sono in scadenza, ma che comunque ce ne saranno anche altre che si prospetteranno nell'evoluzione di questo 2018, particolarmente interessanti. Cos'è la raccomandazione che vorrei fare? Alle amministrazioni pubbliche vorrei dire che gli interventi che vanno a fare e che io spero siano beneficiari, che diventino poi degli interventi con una ricaduta significativa e vivace, viva sul territorio. Non andiamo a fare interventi che rischino di essere cattedrali nel deserto, che siano luoghi, spazi di incontro, di flussi e soprattutto di aumenti, creare valore aggiunto, diciamo, nelle economie locali. Questo è molto importante perché anche il GAI, all'interno di questo sessegno, sarà esaminato dalla Commissione europea in termini di quanti posti di lavoro in più avrà aggiunto sul territorio di competenza. E quindi il mio desiderio non è quello, ma non mio, è la vision del legislatore che noi cerchiamo di applicare in modo ligio, e è quella di creare delle opportunità di crescita di un territorio. Quindi tutti gli interventi, sia pubblici che privati, devono essere finalizzati a questo. Oggi avete visto un articolo di pochi giorni fa che già sono partiti tre progetti a regia importanti, che sono il cammino del Bardolino, il cicloturismo della Val Policella e la dorsale della storia che è nell'est veronese, no? Ma anche e soprattutto questi fondi sono destinati ai comuni e prossimamente usciranno le due regie, quella della Garda Baldo, per il turismo sportivo e quella dell'Alta Via della Lessinia. Cosa vogliono essere questi progetti che diciamo coinvolgono i comuni? Devono essere dei denominatori comuni, a me piace sempre usare questa parola, per creare poi sinergie con i privati. Perché mai come oggi è importantissimo che questi fondi creino delle sinergie pubblico-privato per creare un valore aggiunto. Non che rimangano privati isolati e magari, come avviene per esempio in certe situazioni del PSR, no? Del piano di sviluppo rurale, accade che magari si sviluppino delle speculazioni su questo, sui fondi anche destinati alle aziende agricole, ma non solo. È importante che invece creino veramente valore aggiunto. I denominatori comuni, si è riusciti a lavorare, e qua devo dire anche dalla precedente amministrazione GAL, per costruire un percorso delle idee, no? E soprattutto mettere insieme più enti territoriali, in modo tale che si possano sviluppare delle reali economie sul territorio. Qui faccio un esempio. Per esempio sulla dorsale della storia sono coinvolte una decina di comuni, per un totale mi sembra è stato destinato 1,5 milioni di euro. A tutti i sindaci ho raccomandato che su questo progetto siano costruite delle iniziative costanti di valorizzazione per coinvolgere anche tutti i privati che cadono in quella zona, e così sarà per il Baldo e così per queste zone. È importantissimo perché non c'è più il tempo di sfruttare certi bandi per creare delle cose che rimangono lì in sé, perché poi ci sono problemi di manutenzione, di gestione. Restano delle cattedrali nel deserto. Un comune non lontano da qua, addirittura, io ricordo, aveva chiesto anche la gestione per i primi 2 anni di una struttura. Non è questo l'obiettivo. L'obiettivo è dare degli strumenti al territorio e soprattutto andare incontro alle aziende private o anche i privati che vogliono aprire un'azienda per riuscire a creare delle economie aggiuntive. Siete in un paesaggio stupendo e vicino al lago, quindi vedete anche l'influenza del lago, credo che ci siano mille opportunità per questi territori e avete un'amministrazione, secondo me, molto attenta a questo, che permetterà di creare, aggiungere degli strumenti a questo paesaggio. Quindi i privati è l'occasione giusta per inserirsi e creare queste importanti cooperazioni, sinergie. Per esempio,
quello che poi vi presenterà anche Petra, i progetti di filiera corta sono interessantissimi, obbligano a ragionare in termini di cooperazione per promuovere delle filiere corte. Abbiamo la possibilità di, mi sembra, di finanziarne 10-11, no? E io ho il terrore, vi dico la verità, che non mi arrivino le domande, perché è un fallimento del territorio, questo vero? In generale, parlo dei rigori del territorio in generale. Pensate che l'anno scorso sulla 642, che è una misura che abbiamo fuori anche noi adesso, scala 31 luglio, che non è per le aziende agricole, non è per le partite IVA individuali, microimprese o piccole imprese, no? Anche sia nel settore dell'artigianato, che del sociale, che del turismo. Pensate che fui convocato in Avepa a 20 giorni dalla scadenza del bando del PSR, che uscirà nel prossimo trimestre, primo trimestre 2019, non c'era alcuna domanda e c'erano 7 milioni di euro. Mi chiedono un'idea, mi recano in Avepa e mi dico a 20 giorni dalla fine cosa possiamo fare. E siamo riusciti a imbastire due domande di privati, ma i soldi sono tornati indietro. E questo è un fallimento del nostro territorio, perché le risorse, è vero, sono sempre meno, però ci sono anche delle risorse ed è un peccato che ritornino indietro, quindi sono tornati indietro, mi sembra 6 milioni di euro in regione, che sono soldi della Comunità Europea. Quindi già vi anticipo che usciranno nel 2019, primo trimestre, per i privati che volessero investire, è una cosa interessantissima, perché non è per le partite IVA agricole, ma per le partite IVA individuali o le microimprese. Quindi il settore della moda addirittura, ci sono tante opportunità, B&B, artigianato. Pensate che in tutto il territorio è stata fatta una domanda per un macchinario di un calzaturificio a velo veronese e una maiga, mi sembra, a Arezzo o da Bosco Chiesanova. Nessun'altra domanda è arrivata. Finanziate a fondo perduto il 50%. Quindi è anche l'occasione, che in un periodo comunque di tante difficoltà, che lo sappiamo tutti, per intercettare queste opportunità e per inserirci, anche perché avete delle amministrazioni che stanno facendo uno sforzo di creare dei progetti che superano i campanilismi territoriali e vanno proprio in una logica di sinergia territoriale. Questo vi permette di innestarvi, quindi io mi auguro che arrivino tante domande anche da queste zone, da riuscire a spendere tutti i soldi e che quando sarete beneficiari di qualche finanziamento, chiediate subito i soldi, perché noi dobbiamo spenderli. Non spenderli per noi sarebbe un fallimento. Io ho il terrore di non raggiungere la performance di spesa che la Commissione Europea mi dà e quindi essere penalizzato con dei tagli. Questo è il mio terrore da qua alla fine dell'anno, di non riuscire a spendere i soldi. Anche adesso, per esempio, ai comuni che sono stati destinatari in questi giorni, gli ho chiesto tutti di fare polizza fideiussoria e chiedere l'acconto, perché abbiamo il terrore di non raggiungere le performance e quindi restituire a Bruxelles tanti soldi sarebbe una sconfitta del nostro territorio. Quindi ringrazio ancora l'amministrazione di Rivoli come le altre amministrazioni della zona, perché comunque sono date tanto da fare per trainare anche il loro territorio a sviluppare delle iniziative. Non perdete questa occasione e non accetto che si dica sempre non ci sono fondi oppure l'altro ha preso dei fondi. Bisogna darsi da fare, investirci e per riuscire a realizzare le vostre idee. E siccome la forbice è abbastanza larga sulle idee e sulle possibilità di finanziamento, prendiamoci dentro, è un'occasione unica e anche perché il prossimo sessennio magari sarà ancora diverso, il prossimo sessennio del PSR e del piano sviluppo locale. Quindi è l'occasione per portare le vostre idee, c'è da correre logicamente, non ci sono solo questi bandi che poi Petra vi presenterà, ma in prospettiva da qua alla fine dell'anno usciranno una serie di iniziative, tenetevi aggiornati sul nostro sito. Perché e se avete dei dubbi chiedete, perché noi non siamo un'associazione che pone là un bando fine a se stesso e uno ci partecipa, siamo lì a coprogettare con voi, a metterci in discussione, e venite pure a trovarci o veniamo noi per riuscire a portare avanti le vostre idee di sviluppo del territorio e delle vostre aziende. Vi ringrazio.